Valeria è andata a dormire verso le 21. Non sa cosa ho fatto. Io dormivo sul divano perché lei russa molto. Queste le parole di Luis da Silva, un senegalese arrestato per l'omicidio di Pierina Paganelli, ex infermiera. La donna è stata uccisa con 29 coltellate nel garage del suo condominio a Rimini, esattamente un anno fa, il 3 ottobre 2023. Si ipotizza che da Silva abbia commesso l'omicidio perché Pierina stava per scoprire la relazione tra lui e Manuela Bianchi, nuora della vittima, che risiedeva nello stesso palazzo. Da Silva continua a proclamarsi innocente e la moglie Valeria Bartolucci lo difende, affermando di essere l'alibi del marito. Valeria ha più volte dichiarato che la sera del delitto era sveglia. «Non ero in dormiveglia», ha precisato, «ero perfettamente lucida». Secondo lei, se il marito fosse uscito di casa in un orario compatibile con l'omicidio di Pierina, se ne sarebbe sicuramente accorta? A smentirla ci ha pensato lo stesso da Silva, il quale ha affermato che Valeria era andata a dormire intorno alle 21, mentre l'omicidio sarebbe avvenuto poco dopo le 22. Le dichiarazioni del senegalese risalgono a uno dei primi interrogatori. Il pubblico ministero gli chiese: «A che ora è andata a dormire Valeria?» Lui rispose: «Verso le 9». E il PM: «Si è addormentata subito?» «Ma penso di sì», spiegò da Silva, «perché sono io che l'ho svegliata». Secondo la testimonianza dell'uomo, Valeria si sarebbe addormentata sul divano mentre guardavano la televisione e lui l'avrebbe poi svegliata invitandola ad andare a letto verso le 21. Da Silva, invece, si sarebbe addormentato più tardi sul divano. Il magistrato, a questo punto, gli chiese perché avesse dormito sul divano. Forse aveva litigato con Valeria. Da Silva rispose: «Che rimanga qui, non è una cosa grave. Lei è mia moglie, ma a volte uno si ritira per far riposare l'altro. Uno dorme sul divano, uno dorme di là. Io ho il sonno leggero, perché lei russa molto, fortissimo». A questo punto, il PM gli pose un'altra domanda fondamentale. «Quindi Valeria non sa cosa hai fatto? Non sa se sei uscito di casa?» E da Silva rispose: «No, no». Il magistrato chiese di nuovo conferma e da Silva ribadì di aver visto la moglie soltanto il mattino seguente, quando lei uscì per andare al lavoro. Valeria, però, ha raccontato di essere stata svegliata da Luis alle 21:55. Luis mi ha toccato il braccio e mi ha chiesto: «Stai dormendo?» Io mi sono alzata e sono andata verso la camera da letto. Ho preso i vestiti da notte, ho guardato l'orologio, che è proprio lì dove ho le cose appoggiate, ed erano le 21:55. In realtà, nonostante queste dichiarazioni, secondo gli inquirenti, la donna avrebbe dei dubbi su quanto accaduto quella notte. Questo emerge da una conversazione avuta da Valeria con un'amica. Da una parte riferiva che da Silva era innocente perché lo aveva visto con i suoi occhi all'interno dell'abitazione, ma allo stesso tempo ammetteva che l'uomo poteva tranquillamente essere sceso in un secondo momento mentre lei si addormentava. Gli inquirenti precisano: come si è già ampiamente spiegato, Valeria sicuramente dormiva, al più tardi alle ore 22:10, oppure era in dormiveglia. Il fatto che Valeria avesse effettivamente un sonno molto pesante è confermato da un'intercettazione in cui lo ammette lei stessa. L'intercettazione risale al 9 aprile scorso, quando Valeria aveva confidato a un'amica che con l'arrivo della primavera aveva delle difficoltà a dormire. Un problema che fino a quel momento non aveva mai avuto, anzi. Prima di allora aveva detto: «Se dormivo, dormivo, ma dormivo di brutto». Delle volte loro dicevano scherzando: «Se danno fuoco al letto mentre dormo, beh, me ne accorgo quando prendo fuoco anch'io. Non sento neanche la puzza, prima». All'epoca dell'omicidio di Pierina, dunque, Valeria non aveva alcun problema a prendere sonno. Al contrario, era abituata a dormire profondamente e difficilmente un rumore, anche il più forte, avrebbe potuto svegliarla. Come fa allora ad affermare con certezza che la sera del delitto di Pierina era sveglia e avrebbe eventualmente sentito tutto? Durante un'intervista, Valeria Bartolucci ha continuato a difendere il marito riguardo all'accusa di omicidio, ma ha ammesso di avere qualche dubbio sul sentimento che li lega. Ha dichiarato:
Vorrei pensare che il sentimento di Luis verso di me fosse vero, ma a posteriori, con la rilettura di alcuni episodi, devo dire che più di un dubbio mi ha sfiorato. Il 2 ottobre 2023, il giorno prima del delitto di Pierina, Da Silva ebbe un incidente in moto e fu costretto a farsi medicare al pronto soccorso. Un mese dopo, il 3 novembre, la moglie Valeria fu ascoltata proprio in merito all'incidente. Gli inquirenti annotarono che ella ha affermato che al rientro dal pronto soccorso, avvenuto intorno all'una del 3 ottobre 2023, ha condotto l'autovettura in garage per consentire al marito di raggiungere l'appartamento situato al terzo piano, senza fargli percorrere neppure i pochi metri che separavano il piano stradale dalla porta dell'ascensore, posta al piano terra del Civico 31. Nel corso della propria deposizione, ha precisato di aver accompagnato il marito in ascensore fino all'appartamento, lasciando parcheggiata la propria autovettura nei pressi della porta tagliafuoco, dove è stato rinvenuto il cadavere di Pierina Paganelli, e di essere poi tornata nuovamente all'autovettura per parcheggiarla in strada. Ebbene, questa circostanza non è veritiera. Gli inquirenti scrivono: «L'esame della telecamera del vicino e della Cam 3 smentisce la versione della Bartolucci, poiché non vengono riprese immagini relative all'autovettura in uso alla coppia, né all'utilizzo della rampa». Valeria ha mentito? Oppure ha un ricordo errato di quanto accaduto? Perché avrebbe voluto enfatizzare la gravità delle ferite riportate dal marito? Il mattino seguente, una vicina di casa raccontò che, dopo il ritrovamento del cadavere di Pierina, l'indagato saltava come un uccello, faceva le scale a 4 gradini per volta. In quei momenti mi sembrava proprio una freccia. Dunque, non sarebbe stato così dolorante come sembrava dalle parole della moglie. Nel corso della prima deposizione, Valeria dichiarò che il 7 ottobre 2023 gli agenti avrebbero chiesto al marito di consegnare gli abiti indossati il giorno in cui era stato rinvenuto il cadavere di Pierina, e non quelli indossati il giorno del delitto. Anche questo non era vero. Gli inquirenti chiesero a Da Silva proprio i vestiti indossati il giorno del delitto. Era un modo per proteggere il marito. Valeria ha anche affermato che né lei né il marito lavarono le scarpe. In realtà, le scarpe marca Timberland indossate da Da Silva la sera dell'omicidio e consegnate un mese dopo erano state pulite. Questa informazione è emersa grazie a un'intercettazione in cui Valeria chiedeva al marito: «Hai fatto tutto quello schiumone? Hai messo le scarpe? E le mie? Beh, le lavo nel secchio». Dunque, annotano gli inquirenti, non solo quelle scarpe furono lavate, ma Luis lo fece di nascosto dalla moglie. I genitori di Valeria, come riportato nelle carte d'inchiesta, nutrivano dei dubbi sul senegalese. In un'intercettazione, la madre le chiedeva se non avesse paura. Alla risposta negativa della figlia, le raccomandava comunque di stare attenta. Anche il padre suggeriva alla figlia di tenere gli occhi aperti. La metteva in guardia, anche perché prendeva le gocce per dormire. A quel punto, Valeria invitava la madre a non fare quei discorsi al telefono. Temeva di essere intercettata? Ma non è finita qui, perché c'è un nuovo mistero. Alle 22:16 del 3 ottobre, una telecamera registrò un rumore o un fruscio all'interno del garage dove avvenne l'omicidio. Alle 22:14 il killer era già uscito e alle 22:17 passò sotto la telecamera della farmacia. Quell'uomo, secondo gli inquirenti, era Da Silva. Lo si riconosce dalla conformazione fisica e dall'andatura. Ma allora, che cos'era quel rumore nel garage? C'era qualcun altro oltre all'assassino? Qualcuno ha assistito al delitto o ha sospettato qualcosa per poi decidere di tacere? L'inchiesta potrebbe allargarsi.